Collare o pettorina? Ecco il grande altro dilemma che attanaglia ogni proprietario e ogni addetto ai lavori. Allora, in effetti, quando adottiamo un cane, una delle prime cose a cui dobbiamo pensare è come lo portiamo a passeggio, che tipo di guinzaglio, per esempio, utilizzare. È meglio un collare o è meglio una pettorina? E quale collare e quale pettorina? Allora, in linea di massima, credo che l'errore che dobbiamo innanzitutto evitare è quello di pensare che sarà il collare o la pettorina a insegnare al nostro cane ad andare a passeggio. Ovviamente saremo noi proprietari, eventualmente con l'aiuto anche di professionisti, a spiegare al nostro cucciolo o anche al nostro cane adulto che abbiamo adottato come si va a passeggio, come quindi bisogna comportarsi senza arrivare a tirarci e trascinarci in giro per la città. Ma molto spesso vedo che sia i proprietari che alcuni addetti ai lavori tendono invece a responsabilizzare molto questo strumento, collare o pettorina, per quanto riguarda l'insegnamento della condotta a passeggio. E sono semplicemente due attrezzi, né più né meno, sono due accessori, esattamente come può esserlo una mantellina o come può essere il guinzaglio. Certo che possiamo scegliere quelli più adatti al nostro cane, e io per primo, in alcuni casi, per esempio, consiglio la pettorina e in altri consiglio invece il collare. Ma ovviamente a seguito di una valutazione comportamentale che magari ha fatto emergere alcune caratteristiche che possono portarmi a suggerire uno piuttosto che l'altro accessorio. Ma quello che poi in realtà farà la differenza è come io utilizzo questo accessorio. Come quindi io insegnerò al mio cane ad andare a passeggio dipenderà dalle indicazioni che gli fornirò e non dall'attrezzo che mi permette di tenerlo legato al mio guinzaglio. Ci sono alcuni cani che, per esempio, sembrano essere molto più rasserenati indossando una pettorina rispetto a un utilizzo, per esempio, di un collare classico. Altri cani invece sono molto più abili a imparare ad andare a passeggio semplicemente indossando un classico collare di quelli fissi, ovviamente non quelli che procedono strozzando, strangolando, quindi non quelli che si chiudono nel momento che il cane inizia a tirare sul collo del cane, perché questo ovviamente potrebbe essere anche fastidioso per il nostro amico a quattro zampe. Quindi da questo punto di vista credo che sia molto più importante pensare alla metodica da utilizzare e non allo strumento in sé. Sicuramente quindi il collare, così come la pettorina, sono da scegliere con accuratezza. Devono ovviamente impedire al nostro cane di potersi allontanare da noi sfilandoselo, perché purtroppo, come anche solo statisticamente stiamo rilevando, alcuni cani, magari quelli anche più impegnativi, quelli che si spaventano, tendono in situazioni difficili a sottrarsi sfilandosi il collare e la pettorina per poi attraversare magari una strada fuggendo da quello che per loro è stato un pericolo incontrato su un marciapiede, con rischio ovviamente di farsi del male o di creare incidenti. Quindi quello che è importante è che sia ovviamente comodo per il nostro cane indossare uno o l'altro, facile per noi metterglielo. Per esempio, sono dei cani che nel momento in cui gli si prova a mettere la pettorina vanno in frustrazione, si innervosiscono, mentre nel momento in cui viene fatto loro indossare un collare sono molto più disponibili. Quindi non andiamo a demonizzare né l'uno né l'altro. Come al solito ci sono degli schieramenti che tendono poi a mitizzare uno e a demonizzare l'altro, col rischio poi di creare anche delle tensioni che ovviamente lasciano il tempo che trovano, ma che spesso poi nel proprietario creano solo confusione. Il metodo fa la differenza. Quindi sia il collare, sia la pettorina, no agli strattoni, no alle punizioni. Se lo ami, lo aiuti. Ciao, a presto.